Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Persona 3 Reload. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio di questa nuova serie di Persona. Abbiamo completato il quinto e il quarto capitolo, quindi andando a ritroso, oggi iniziamo il terzo capitolo, ricreato totalmente da zero. Quindi, iniziamo. Wow, scritta bianca su Luna. Si vede. Questo gioco contiene scene di seguente tipo: scene di violenza, bullismo e suicidio. Grazie di avermelo anticipato. Questo gioco supporta funzionalità online, giusto per vedere quando che cosa fanno le altre persone. Ma cercheremo di usarlo il meno possibile. Atlus presenta... Direi di iniziare una nuova partita. È la prima volta che giochiamo, non mi va di andare subito in Merciless, quindi... iniziamo col normale. Costumi, sono stati trovati i seguenti DLC, perché ovviamente abbiamo preso la Special Edition, mica per niente. Costumi Persona 4 Golden, della Shujin Academy e dei Ladri Fantasma. È ora possibile riscattare gli oggetti DLC nell'armadietto della tua stanza. D'accordo. Sono stati trovati i seguenti DLC, set Persona Royale 1, 2 e Persona 4 Golden, riscattabili nella stanza di velluto, perfetto. La musica, ovviamente abbiamo sia Persona 4 che Persona 5, ottimo. Ok, di nuovo. Il tempo non attende nessuno, nel suo flusso siamo tutti uguali dall'inizio alla fine. Opere scelto protettore del barlume di un futuro compiuto, ti è concesso un solo anno. Va avanti e vivi il tempo a tua disposizione. Anche in questi giorni di idilliaca quiete, lasciati guidare dal cuore e non abbandonare la tua via. Ma abbiamo un anno di tempo perché cambia il mondo, o abbiamo un anno di tempo perché moriamo? Perché detto così potrebbe essere entrambe le cose. Ok, siamo di nuovo a Tokyo. Ovviamente questo è molto prima rispetto a Persona 5, dovrebbe essere il 2005 circa. Mi chiedo se a livello di dettagli ambientali sarà ambientato appunto nel 2005. Non mi ricordo mode di quel genere in quel periodo, però ero piccolo, può anche essere che ci fossero. Un bellino. Dai, fallo. Tanto purtroppo so già cos'è quella pistola, dato anche dai meme e soprattutto dallo scontro bonus che abbiamo fatto in Persona 5. So che quella non è una vera pistola. Perfetto. La linea ferroviaria funziona sempre. Iwato Dai. Ma noi quindi abbiamo un presagio di morte o abbiamo un anno di vita perché siamo malati? Tatsumi Port Island. Purtroppo anche questo so già che zona è Tatsumi Port Island, perché l'abbiamo visitata in Persona 4, che io ovviamente non sapevo che era, diciamo, la zona appunto di gioco di Persona 3. Ed è mezzanotte. Tutto si fa buio, tutto si spegne. Tuttora è pericoloso. Ora è tutto verdognolo. Non sembriamo sorpresi. Però si è spento anche il nostro MP3. Oh, belle le pozze di sangue. Però noi non facciamo una piega. Proprio zero. Bello, già in game così. Cioè... posso dirlo che sembra quasi superiore la qualità in game che quella delle animazioni. Non voglio fare lo stronzo, però sono arrivato in ritardo, meglio che mi sbrighi. Dormitorio Iwato Dai, e dove vivrò da oggi, non dovrebbe mancare molto. Ok, quindi possiamo spostare la telecamera, ovviamente non ha senso tornare indietro. Il menu per adesso è attivo solo sulle cose base. Molto suggestivo questo inizio, molto anche solo ambientale, i suoni... La luce della cabina è spenta, mi sa che non c'è corrente. Quindi, quando arriva mezzanotte, succede casino. Ma ogni mezzanotte o è una cosa? Area commerciale primo piano. Oggetto a forma di bara. Questa è una bara? Sembrerebbe di sì.
Ma il fatto che noi le vediamo è normale o solo i soliti prescelti possono vedere queste cose? Queste cose sono dappertutto. Perfetto, era a destra la zona giusta. Ma proprio gliene sbatte niente al nostro personaggio. Bar in giro, tutto è verde, tutto è buio. Il dormitorio in Watodai, sono arrivato, suppongo. Ok. Persona 3, reload. Immagino che qualcuno ci spiegherà adesso quello che è successo, vero? Ehi là. Salve. Proprio non dice niente lui. Però è vestito da prigioniero. Non penso sia collegabile in nessun modo a Joker la cosa, però. D'accordo. Ma è letteralmente un contratto come quello di Persona 5 che se non firmavi a inizio gioco, game over, fine del gioco, basta. Ok. Sì, è letteralmente un contratto di gioco per davvero. Ah no, per fortuna, perché in Persona 5 se non accetti le condizioni all'inizio, basta, game over. Come ci chiameremo? Direi di scegliere lo stesso nome delle altre volte. Phoenix Star, che l'altra volta, purtroppo scemo io che non ho letto, avevo firmato prima e anzi dovrei controllare anche adesso. Quale dei due è il cognome e quale dei due è il nome? Non c'è scritto. Oh, al massimo andiamo per fiducia e speriamo sia giusto, va? Phoenix Star, si scrive così? Certo. Tashikani. Toki wa dare ni demo ketsumatsu o hakonde kuru yo. Cosa che il nostro personaggio fa con le cuffiette. Un po' la Shinji comunque. Succedono cose. Il nostro personaggio non dice assolutamente nulla. Proprio niente. Ciao. Che la vedo anch'io. Mate. Voleva attaccarci però, Voleva attaccarci. Pensava che fossimo cattivi, immagino. Lo so, chiedo scusa. Colpa dei treni. E mi sa che sei la nostra senpai, vero? Dare desu. Salve. Beh, a quanto pare sembrerebbe di sì, sorella. Ciao. Ok, siamo del secondo anno. Perché è una pistola e il dormitorio femminile questo? Facciamo un po' gli ignorri. Ok. D'accordo, capo. Direi che è una buona idea visto che è mezzanotte. Grazie. Tra l'altro, stavo guardando il retro, c'era una lavagnetta che vorrei controllare. È al secondo piano, direi di sì. Anche il ragazzino vive qui. Perché il contratto mi sa tanto che... ecco, subito, già presi per il culo. Sembra non sapere di cosa sto parlando. Certo, chiedi.
No, è diventato tutto verde. Secondo me lei non crede che anche noi vediamo quello che vede lei. Sembrerebbe strano, immagino. Dimmi. Sì, signora. Buonanotte. Eccola qui la nostra stanza con il tubo catodico. Madonna mia, sì, che bello. La vita in un dormitorio inizia oggi. La camera era già arredata e quant'altro. Sono stanco, dovrei mettervi la mia roba nell'armadio e andare nel letto presto. Che bello, abbiamo anche un frigo. Puoi salvare i progressi raggiunti nella partita premendo il tasto salvataggio. È possibile ogni momento quando è visibile su schermo. Ok. Ritornare al punto precedente. Quando salvi la partita il sistema salva anche i momenti poco prima del salvataggio. Oh, interessante. Metti caso che salvi prima di una scelta importante. Vuoi ancora tornare un pelino più indietro? Riavvolgi, è interessante. D'accordo. Accesso ai contenuti scaricabili. I DLC acquistati possono essere riscattati controllando l'armadio nella tua stanza. Dovrei mettere via la mia roba nell'armadio. Perfetto. 10 uniformi, 10 shujin, un vestito da lato fantasma, la tuta di latex ovviamente, motociclista, vestito scuro, Morgana. Ce n'è di roba qui, Il frigorifero della tua stanza. Al momento non c'è nulla che voglio mettere nel frigo. Vedo il mio volto stanco allo specchio. Oggi dovrei andare a letto presto. Però ovviamente l'equipaggiamento non lo possiamo ancora guardare. Sono abbastanza sicuro che sulla mensola metteremo roba che prenderemo alle varie slot machine simili. Anzi, crane machine. Però neanche un filo di musica, è un inizio molto molto calmo. E a differenza di Persona 5 abbiamo solo 15 slot. Andare a dormire farà passare il giorno intero, d'accordo. Dovrei andare a letto presto così da essere pronto al primo giorno di scuola. Beh, abbiamo saltato già lunedì, voglio dire, meglio di così. Sì, è il 2009, non è il 2005. D'accordo. No, puoi davvero dire di no. Va bene, facciamo le brave persone nonostante tutto, dai. Guarda, come un bambino proprio. Certo, la trovo per conto mio, madonna. Allora, non credo esistano scelte karmiche, diciamo. Però c'è la strada del bravo ragazzo e la strada dello stronzo. Andiamo, Yukari. Carina lei. Non sono sicuro sarà la mia waifu. È caruccetta però. Madonna, fantastico, guarda. Beh, quello sicuramente è bello. Ok. Perfetto. Ma noi proprio neanche una parola spiaccichiamo? Zero totale? Vabbè che effettivamente nessun protagonista parla se non in momenti specifici del gioco, quindi... Ma tu sei l'unica vestita di rosa, ovviamente. Speriamo. Il liceo Gekkoku. Ma penso di sì, D'accordo, ovviamente io prima visiterò un po' la zona. Sì, vediamo cosa possiamo chiedere. Tu in che classe sei? Non direi. Vabbè, chiediamoglielo. Saremo in classe di sicuro assieme. Guarda, non ci metto neanche la mano sul fuoco. Né della pistola né del verde, vai tranquilla. Al primo che incontriamo. Ehi, tu hai visto la notte verde ieri? Ok. Quindi quella è l'assegnazione delle classi. E non vorrei assolutamente collegare la cosa, ma il tizio proprio al centro, davanti alla bacheca, sembra Adachi da dietro. C'è una folla di persone davanti alla bacheca. Darò una sbirciata prima di andare nella sala dei docenti. Andiamo a vedere. Dai un'occhiata in giro. Non c'è bisogno di scrivere i nomi di quelli che saranno nella nostra classe. Tanto dopo il diploma non li rivedremo comunque. Non è che abbia torto, però wow.
Se tu hai già un'icona, vuol dire che sicuramente lo rivedremo più volte. Classe F? Horiyumi-sensei? Tashikani toshiue da kedo-san. Kano-sensei ga yokatta na. Vabbè, mi spiace, com'è andata è andata. Oh, grandioso, ho il peggiore insegnante di sempre. Peggio di Ushimaru? No, dai, Ushimaru lo rispettavo alla fine. Hanno pubblicato gli elenchi delle classi. Il mio nome è stato aggiunto a una piccola nota a margine. Phoenix Star, classe 2F. C'è anche il nome di Yukari Takeba nell'elenco. A quanto pare sarò nella sua stessa classe. Il che vuol dire che siamo anche in classe con questo tizio qua. C'è un sacco di gente con la mascherina, ma è pre-Covid tutto ciò. Ok, altra tizia che sicuramente rivedremo. Anche lui. Beh, non è un genio questo ragazzo, mi sembra. Non mi sembri proprio un genio, Fratm. Perfetto, anche lui è nella F. Lo rivedremo anche lui. Bravi ragazzi. Oh, c'è uno col caschetto. Un po' frivolo, mi sa, Se ne sono sicuro, sensei. Guarda, so già come risponderà sto ragazzo. Ne ero sicuro che avrebbe risposto così. Non lo so, mi sta già simpatico questo. Guarda, la butto lì. Sarà l'insegnante di storia, ne sono sicuro. Questo è il bagno dei maschietti. Entriamo, è il bagno degli uomini. Vediamo, in persona 5... Sento la mente che inizia a vagare mentre mi lavo le mani. Ogni volta che vedo i ciliegi in fiore sento la primavera finalmente arrivata. In persona 5 ci faceva vedere le nostre statistiche. La sala dei docenti, penso sia da quella parte. A dire il vero sono nuova, credo che dovresti chiedere a qualcun altro. Vabbè. Poi abbiamo il commesso del negozio che sicuramente vende panini. I ragazzi d'oggi dovrebbero mostrare più rispetto per gli adulti. Siamo i loro insegnanti, abbiamo vissuto più a lungo di loro. Ma Moriyama e i suoi amici dovevano proprio farmela all'inizio del quadrimestre. Mi dispiace interrompere, ma devo tornare a gestire il negozio. Persino tu mi mandi via. Bel modo di iniziare l'anno. Mi verrà un esaurimento nervoso. Va bene, vuole che ordini altri dei suoi cornetti alla crema che le piaceva tanto, vero? Sarebbe bastato chiederlo. Wow, le priorità della vita, capo. Abbiamo uno scettro e una spada, il significato? Nuovi giochi Pokémon. Poi qui abbiamo altri bagni, c'è quella che credo sia la sala di cucito, economia domestica. La butto già lì, questi sono i vari sport che potremmo fare, ovvero tennis e basket, forse anche pallavolo. Onesto, se posso scegliere, punterei alla pallavolo. Forse al tennis, visto che il basket l'abbiamo fatto nell'altro gioco. E purtroppo, mi dispiace dirlo, non l'abbiamo completato. Era un bel confident quello dei ragazzi dello sport, però non siamo riusciti ad arrivare alla fine perché ero concentrato sulla prima partita e onestamente sono andato a sentimento. Lei già la conosco, l'ho riconosciuta subito da lontano, è quella che ci fa il tour per la scuola nel quarto gioco. Questa non è la biblioteca. Che caruccetta, quindi è nuova lei. Questa come fa a non essere a biblioteca? Certo che è la biblioteca, sorella. Quindi qua abbiamo l'infermeria, qui abbiamo la sala dei docenti e poi c'è il piano di sopra che non possiamo ancora accederci. Dovrei entrare? Certo. Buongiorno. Lei è la prof, assolutamente. Ah, pensavo che era... dovevo muovermi io, invece è una cutscene. Ma assomiglia molto a Yukari lei, eh? Pochino. Phoenix Star. Certo. Oh, ma... scusatemi. Vorrei soffermarmi su una cosa. Sono morti, quanto ci fai? Quanto è piegato quell'uomo su quel computer così? Madonna mia, la sclerosi. Non si preoccupi. Grazie. Come si chiama di nome? Meglio non chiederglielo. Sarebbe ineducato. Ehi, se mi rimane poco tempo da vivere, tanto meglio sprecarlo per bene, no? Ottimo.
Certo, grazie. Aspetta, non mi ricordo se l'avevamo visto nel quarto capitolo, ma quanto è paciocone con quei baffetti lui. Non ha tutti i torti, Quanto è paciocone. Il preside prosegue nel suo discorso. Che cacchio vuoi? Ah, pensavo che parlava con la ragazza, non con me. Ma che vuoi? Ma vai via! Ma non rompere le palle! Che cazzo vuoi? Facciamo proprio gli stronzi, guarda, proprio perché mi stai disturbando. Ecco, esatto, quindi fatte non ha ragione. Ah, fantastico. Fantastico, ci hanno beccato subito. Fantastico, e non era neanche colpa nostra. Pensa un po'. Yunpei dovrebbe chiamarsi. Ah, non ne sono sicuro della pronuncia. Beh, già che mi chiami Coso, fra, voglio dire, cosa vuoi? Tu chi sei? Junpei, ok. Ok. Lo so, fra. Sei il Ryuji della situazione, ne sono sicuro. Ecco. Lei non è contentissima, mi sa. Ok. Quindi cerca o è un bravo ragazzo per davvero? Esatto. Perché la differenza tra essere amichevole e cercarlo di farlo con tutti è un po', sai. Io, la trama l'avrebbe detto. Deve essere il destino. Eh già. Non frega nessuno, mi sa, Junpei. Beh, per forza, doveva farmi vedere come arrivare qua, no? Perché la gente è stupida, che ti devo dire? Vabbè, dai, diventeremo fidanzati, così li zittiamo subito. Sentiamo. Io so cosa? No, non ho detto nulla, tranquilla. Perché è così preoccupata della cosa, comunque? Junpei ora! Ah, che è successo ieri notte? Ecco, appunto. Eccolo. Ecco, cosa vuoi che sia successo? Oh, oh, attenzione. Esatto. Tonikaku. Esatto. Cazzo di tsunderina. Tiro con l'arco. Ok, già lo sapevamo perché era nei trailer. Non ne sarei tanto sicuro, già. Vabbè, manco avessi fatto a botte con un professore, voglio dire. E sarà anche l'unico. Oh, se vuoi diventare amico, basta chiederlo, no? Già che ci siamo, vogliamo dare un'occhiata alla scuola. Io ti seguo. Quando vuoi andare via, andiamo all'ingresso principale.
Dunque, posso vedere che cosa fa la gente? Non credo. Non ancora, perlomeno. Oh, tu sei quello nuovo. Ti unirai a qualche club? Ci sto ancora pensando. Beh, le attività dei club fanno schifo comunque. Devi socializzare e rispettare gli altri. È un buon modo per farsi degli amici, ma io vorrei anche godermelo al liceo, mi capisci? Certo, e sicuramente rimarrei single per tutti gli anni a venire, credimi. Se stai cercando di uscire, devi scendere di un piano. L'hai dimenticato, forse? No, vai tranquillo. Bene, andiamo. Vieni Ryuji, andiamo. Oh, te ne vai, sai come ritornare, giusto? Junpei, noi insegnerà a Star-kun cose strane, va bene? Sì, a dopo Yucatan. Lo stile di una persona si capisce da come porta l'uniforme scolastica. Darò un'occhiata alle ultime tendenze per mostrarmi al meglio. Certo. Allora, di sopra immagino che non possiamo andare, vero? Ah no, possiamo, incredibile. Personaggio dal colore di capelli molto particolare, il che vuol dire che è interagibile. Sarò già al secondo anno, spero di trovarmi bene nella nuova classe. Lo spero per te, sorella. Quindi, cosa abbiamo qua? Il consiglio studentesco. Lauda del consiglio studentesco. Quando era che eleggevano il nuovo presidente? Non lo so. Oh, ti sei appena trasferito nella nostra scuola. Bene, per la tua informazione a me interessa solo Kirijo Senpai. Stava benissimo oggi alla cerimonia di benvenuto. Buon per te, spero che ci arrivi. Solo perché un nuovo anno scolastico non vuol dire che gli studenti debbano scatenarsi. È compito mio far rispettare l'ordine. Una volta che sarò un membro ufficiale della commissione disciplinare, ovviamente. Hai di nuovo un'espressione amareggiata da Jiri-kun. Certe cose non cambiano mai. Hai sentito? Il nuovo studente trasferito si sarà nella seconda F. Oh mio Dio, se fosse davvero carino, vuoi andare a sbirciare? Ciao, sono io. Oh sì, a quanto pare starà nel dormitorio Iwatodai, quello di Takeba-san. Ma non è strano trasferirsi al secondo anno. Chissà se causava problemi nella vecchia scuola. Certo che la gente deve parlare sempre a sproposito, vero? Salve signora. Salve, ti do il benvenuto. Oh, scusa, è l'abitudine, stiamo ancora allestendo. Avremo una vasta gamma di prodotti, quindi torna a trovarci in un altro momento se vuoi fare acquisti, certo. Quindi già così, fine della prima giornata, si esce e basta? Boh, non è che mi aspettassi molto altro dal primo giorno effettivamente, a parte in realtà di nuovo lei che è insieme con noi al dormitorio. Oh, fai attenzione lungo la strada. Anche io tra poco tornerò al dormitorio. Non fare troppo tardi. Certo. Stanotte non ho chiuso occhi pensando all'inizio della scuola. Così sono venuto in infermeria per fare un pisolino. Ma quell'infermiere mi ha dato una strana medicina. Sembrava schifosa, quindi l'ho rifiutata. Solo un animo audace andrebbe da quella porcheria. Animo audace, L'insegnante in infermeria, un tipo interessante. Quindi già serve una statistica per andare in infermeria. Sei pronto ad uscire da qui? Certo, andiamo. Grande, andiamo! Altro tizio che già sappiamo che c'è perché c'era nei trailer. Pensavo che ci guardasse male, onesto. Pensavo si sarebbe girato. E sicuramente correremo anche noi prima o poi. Non lo so, dipende. Dipende che club ci sono. Sì. Mica troppo, Tante regole da rispettare, tanti orari da seguire. A domani, Junpei. Perfetto, eccoci già alla stazione. Tutti sono eccitati per l'inizio della scuola, ma a me non interessa. Ultimamente ci sono strane notizie. Ho persino visto un poliziotto prima. Incredibile, vero? Ma quindi, esatto, siamo alla stazione di ieri sera e c'è un gatto che sta miagolando al non si sa che cosa. Ci sono bevande mai sentite prima, forse ne comprerò qualcuna la prossima volta, d'accordo. Quindi adesso è molto presto per fare qualsiasi cosa. Poliziotto e l'uomo dall'aria assente. Abbiamo ricevuto una chiamata dalla zona, va tutto bene? Di nuovo questa storia. Oh, è come quella strana sindrome di cui tutti parlano nei notiziari. Ok, c'è una sindrome strana. Quindi non penso sarà di nuovo roba da arresti mentali, però. Ah, immagino sia iniziato un nuovo quadrimestre. Mi chiedevo perché ci fossero tanti studenti in giro. Ultimamente il mondo è strano. Meglio se questi ragazzi si preparino per il futuro. Beh, non ha tutti i torti. Ora possiamo visitare un po' questa zona che ieri ovviamente era tutta bloccata. Oh, sei un nuovo studente della scuola della zona? Beh, sarei lieto di sapere che qui vicino puoi mangiare dell'ottimo sushi, lo faccio io. Passa a trovarmi. Oh, al momento il negozio è in ristrutturazione, scusa. Siamo una libreria, non un ristorante di sushi. Ti chiedo scusa, fa sempre così. Un po' ci ho creduto, dai. Onesto, non mi sta dispiacendo.
Però forse vuoi che venire da Persona 5 e vedere i palazzi tutti attorno rendeva un ambiente molto più ampio. Però qua è tutto stretto per il momento. Almeno anche solo l'inquadratura e la distanza fra personaggi e appunto edifici. Ok, di qua si esce. Mappa della città. Usa la mappa per esplorare l'area che ti circonda e far andare da un luogo all'altro il tuo personaggio. Visita tutti i posti della città e saranno aggiunti alla mappa. Affinità richiesta multiple. Ok, quindi dormitorio, area commerciale, stazione di Port Island e il liceo. Quindi la stazione era dove eravamo poco fa. No, scherzavo, questa è la stazione di Watodai. Questa è la stazione della scuola. Ok, giusto per visitarla almeno ci andiamo. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo la fiorista. Ti do il benvenuto a Rafflesia. Mi dispiace, al momento stiamo sostituendo i fiori che abbiamo in magazzino. Torna a trovarci. Ovviamente tutto ciò per il momento è tutto bloccato. Però questo deve essere esatto. Il cinema. Cinema screenshot. Sembra di ogni giorno un film diverso. Forse verrò a vederne uno quando avrò del tempo. Ovviamente. Il cinema qui propone un film diverso ogni giorno. I film sono grandiosi. Puoi usare ciò che ti insegnano per migliorare in cambio di pochissimo tempo e denaro. Pochissimo tempo dipende dal film. Denaro dipende. Il dintorni della stazione. Visitiamo tutto per il momento. C'è un gattino. Ok, è una zona brutta immagino. Miau. Gattino debole, poverino. C'è un corvo e un gatto. E tu che diavolo sei? Non ho mai visto il tuo brutto muso qui prima d'ora. Questo posto non è per bambini, sparisci. C'ha ragione. Cavolo, ogni primavera la stessa solfa. I ragazzini che non ne sanno nulla vengono a rompere il nostro territorio. Il loro mystery burger sembra molto popolare. Forse dovrei provarlo qualche volta. Immagino che aumenterà qualche statistica. Il mio amico ha un gatto così carino. A me non è permesso averne uno però. Quindi mi accontento di guardare quelli randagi. Non ha tutti i torti, anche io lo faccio. Il loro shoryu ramen con maiale sembra essere popolare. Che buon odore, forse dovrei provarlo qualche volta. Ah, ora sono davvero pieno. Forse farò un paio di giri di corsa. Chissà se quest'anno ci sarà qualche nuovo rivale che mi darà la carica. Probabilmente saremo noi. Qui che fanno, arrosticini? No, fanno il polipo. Non ti ho mai visto da queste parti. I nostri takoyaki sono da leccarsi i baffi. Ti ritroverai a chiederne altri, men che non si dica. Lo spero. Voglio mangiare i takoyaki. Ehi, tu chi sei? Non posso parlare con gli estranei, scusa. Brava ragazza. D'accordo, quindi l'area commerciale è tutta lì. Per ora è tutta lì. Ingresso principale del dormitorio, va? Devi tornare al dormitorio adesso? Beh, direi che non abbiamo molta altra scelta. Pa-pam-pam. Ah, eccoti qui. Com'è stato il tuo primo giorno di scuola? Non male, stancante. A parte il tizio che si è messo a rompermi dietro, però vabbè, non male, dai. Capisco. Beh, non esitare a chiedere aiuto ai tuoi compagni se ti serve. Oh, scusa, non volevo trattenerti qui. Hai avuto una giornata lunga. Vai pure a riposare. D'accordo, finalmente possiamo visitare un po' anche il dormitorio. È pericoloso uscire da solo la sera, evita di farlo. Inoltre scommetto che ti senti a pezzi, dovresti andare a dormire. Stanno cercando di evitare che quello che è successo ieri sera continui. Forse per il nostro bene, forse perché non sanno se noi siamo pro a questa cosa. Ci sono allineati molti libri tecnici dall'area complicata, chissà chi li ha messi qui. Guarda, non saprei proprio, non so chi sta leggendo da queste parti. Ciao. Oh, okay. Ehi, hey, ciao, che fai? Niente, da un'occhietta in giro, niente di che, tu invece? Passo il tempo, direi. Beh, sarai a pezzi dopo il primo giorno, immagino. Forse oggi dovresti andare a letto presto. Oh, ma che palle, non posso fare niente della mia vita? La cucina sembra ampia e comoda, ma a quanto pare non possiamo ancora usarla. Oh, fantastico. Vediamo. Esatto, la bacheca. Ci sono scritti diversi programmi e informazioni di contatto. Oltre a dispense scolastiche e ritagli di giornali, ci saranno anche avvisi scritti a mano. Non lasciare effetti personali nella sala comune e non fare rumore durante la notte fonda sembrano le regole del dormitorio. Niente più, niente meno. Abbiamo anche il terzo piano, già che ci siamo. Anche il quarto, addirittura. Quanto è grande sto posto? Ah, però sono vuote queste stanze. Aspetta, questa è quella di Yukari. Ok, credo che queste saranno le stanze dei nostri confidant. E quando vorremo andare da loro, basta andare nella loro stanza. Una grande porta. Cosa c'è in questa stanza? Non lo so, lo scopriremo immagino. Ed eccoci sul tetto, che però c'è un avviso sulla porta. Non aprire, se aperto chiudere. Mi sembra giusto. Andiamo nella nostra stanza. Molto bello, le animazioni mi piacciono. Ora come ora direi che è ben fatto, davvero ben fatto.